ti toglie la curiosità, ma il fatto che questo universo sia orfano, insomma, non si capisca se ha un padre o una madre, è probabilmente la vera questione che riguarda e che interessa l'umanità. Insomma, ce l'ha un padre? Perché sono nate le religioni? Perché ci si domanda queste cose, ma perché c'è l'universo? Perché non c'è? Perché ci siamo noi? Perché la materia c'ha questa proprietà, dalla zuppa ai particelle elementari, arrivare fino agli organismi così complessi, come gli organismi viventi, come noi o il nostro cervellone, e sono tutti problemi per cui sì, se si inventa Dio è tanto facile, Dio spiega tutto, è la soluzione migliore. Però professoressa, abbiamo capito che noi siamo figli di un batterio. Siamo figli di un batterio. Beh, ma il batterio è figlio anche lui delle stelle, perché tutta questa materia, dunque, nell'universo primordiale si parte dalle particelle elementari, i quark, gli elettroni e i neutrini. Poi si formano, i tre quark formano un protone, altri tre quark formano un neutrone. Protoni e neutroni danno l'atomo di deuterio. E tutti gli altri elementi, nelle prime fasi dell'universo, si può formare soltanto idrogeno, idrogeno pesante, cioè deuterio, e due tipi di elio, e basta. Ma e tutti gli altri elementi dove si formano? L'universo sta espandendo e quindi si raffredda troppo, non ci possono essere altre reazioni nucleari. Per avere reazioni nucleari ci vogliono luoghi caldi e densi, qual era l'universo primordiale. Gli altri luoghi caldi e densi che ci sono nell'universo sono le stelle, le quali si sono formate dopo. Allora c'è un'altra osservazione. La galassia più lontana osservata si trova a 13 miliardi di anni luce, quindi come la vediamo come era 13 miliardi di anni fa. L'universo uscito da Big Bang conteneva soltanto idrogeno, idrogeno pesante e elio. Tutti gli altri elementi non c'erano. Allora si deve dedurre che fra quell'epoca e quella in cui si vede la prima galassia, la più lontana, si devono essere formate le stelle, delle grandi stelle molto più grosse del Sole, che ci sono ancora oggi, e che sappiamo hanno una vita molto breve, in cui alla fine della loro vita diventano delle vere e proprie bombe nucleari, che nel loro interno danno luogo a tutta una serie accelerata di reazioni nucleari, nel corso delle quali producono tutti gli elementi che noi osserviamo sulla Terra, dall'idrogeno all'uranio. Generano un'enorme quantità di energia, per cui non riescono a irraggiarla regolarmente, e esplodono. Esplodendo arricchiscono il mezzo interstellare di tutti questi elementi. Quindi sarebbero queste stelle esplodenti, che oggi si chiamano le supernove, quelle che formano tutti gli elementi necessari che noi osserviamo nella lontana galassia. Perché nella galassia a 13 miliardi di anni luce da noi ci sono già le polveri, cioè delle zone scure, che sappiamo sono fatte di grafite, di ferro, di carbonio, di silicio. Dove si sono formati questi elementi? Si devono essere per forza formati nelle stelle. Quindi vuol dire che prima di formarsi le prime galassie si devono essere formate queste grandi stelle che hanno una vita molto breve. Questo lo sappiamo da come si sviluppa la vita delle stelle, non è che ci si inventa così. E che hanno formato appunto tutti gli elementi necessari per costruire le galassie e gli esseri viventi, i pianeti e gli esseri viventi. Quindi si capisce abbastanza bene come si è svolta la vita dell'universo con tutti i suoi abitanti a partire dal Big Bang.
prima del Big Bang non sappiamo se c'era, può darci non ci fosse nulla, che sembra strano però. Però avete anche ribattezzato questo batterio, l'avete chiamato Luca, eh? No, il batterio è venuto dopo, prima c'è stato a fare gli elementi. Luca, una volta che ci sono pianeti e che si possono formare delle molecole complesse da cui poi si sono formati gli organismi monocellulari, ecco, questo è Darwin che ha scoperto che in fondo abbiamo tutti, deriviamo da un antenato comune che è stato chiamato Luca, perché Luca è un acronimo ancora di parole inglesi che vuol dire last unique common ancestor, cioè l'ultimo comune antenato unico, l'altro ultimo comune lui è che manca